highlights di questa gara 2 dell'International GT Open sull'autodromo di Monza. Parte Augusto Farfus dalla pole, che deve difendersi dal ritorno di Mikkel Mack e di Com Ledogar. Riesce il brasiliano ad avere la meglio, mentre Fran Rueda si porta in terza posizione. Mikkel Mack deve dunque desistere con Venturini, che viene invece bloccato dal traffico. Il vincentino perde il contatto dalla vetta con Conrad, che esce colpendo la vettura di Andrea Fontana, che a sua volta mette fuori dai giochi anche la Lamborghini di casa Raton di Edoardo Liberati. In casa Garage 59 si assapora la possibilità di vincere la classe Pro-Am con Ledogar, che fugge in vetta alla classifica. Mack bloccato da Rueda, non riesce a salire sul podio virtuale. Il ritiro di Marzio Basso per questo problema all'aerodinamica anteriore, il sorpasso che porta Victor Boveng in seconda posizione, mentre Lorenzo Brauda Vega ha vita facile all'uscita dai box l'onboard sulla Mercedes numero 16 nelle fasi di doppiaggio della Ferrari di casa SF Racing, che chiude sul podio della classe AM. La vittoria, la seconda stagionale per Lorenzo Brauda Vega nel GT Open, davanti a Victor Boveng e Fran Rueda, che accorciano le distanze nella lotta al titolo. Podio anche per Miguel Ramos e Mikkel Mack. Nella Pro-Am invece vince Alexander West su McLaren, nella AM vittoria di Coimbra con la Mercedes. Yeah.